Allora, Cristiano Manello, Gabriella Giammanco, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, grazie per essere con noi. Poi parleremo anche delle banche, però prima domanda, si è trovata la quadra per questa risoluzione che dovrà essere votata oggi? Maggioranza, sì, 5 Stelle, PD? Si è trovata la quadra. Cioè, che cosa andrete a votare? Ma allora, noi richiederemo, allora, come sapete la risoluzione è un impegno solenne che il Parlamento, la Camera dei Deputati, richiede al governo prima di qualsiasi, è un atto di indirizzo, quindi per poter fare un'azione il governo ha bisogno di quell'atto di indirizzo. Nella nostra risoluzione, prima di tutto, un risultato secondo me significativo che abbiamo raggiunto è che qualsiasi cosa verrà decisa al Consiglio europeo dovrà prima passare per un altro atto di indirizzo del Parlamento. Quindi chiaramente Conte domani non andrà a parlare solo di MES. Ci sarà anche un'interlocuzione sul MES, ma si deciderà dopo gennaio, tra gennaio e febbraio. Di fatto, prima di prendere qualsiasi decisione per conto dell'Italia, il governo dovrà tornare alle Camere a chiedere quell'atto di indirizzo. Inoltre ci sono, diciamo, i punti critici che noi avevamo ravvisato all'interno della modifica del MES, perché il MES già esiste. Io quando sento parlare del MES come se fosse qualcosa che ci sta arrivando addosso, in realtà non è così, già esiste, però va migliorato, non peggiorato. Quindi chiaramente quando la Germania chiede di ponderare i nostri titoli di Stato, noi siamo fortemente contrari, perché è come fare un pre-ranking sui nostri titoli di Stato e non lo possiamo permettere. Più che altro chiediamo una valutazione in realtà dei titoli di livello 2-3, quindi dei derivati che sono attualmente in pancia alla Germania. Gianmanco, il centrodestra ce l'ha una posizione unitaria? Perché sui giornali stamane dicevano che anche Forza Italia e Lega non erano così d'accordo. Ci dica lei. No, mi stavo soffermando un attimo sulle parole del mio collega della Camera, perché oggi Gualtieri sul Sole 24 Ore parla di incentivi all'acquisto dei titoli di Stato tra paesi europei, quindi anche in questo siete sempre in disaccordo. Cioè lei ora mi sta dicendo che non siete d'accordo con l'acquisto di titoli di Stato di altri paesi, mentre Gualtieri rilancia appunto questo meccanismo. Non ho detto questo. Della ponderazione. No, la ponderazione sarebbe quel meccanismo per cui si fa sostanzialmente il ranking dei titoli di Stato prima e che quindi si dà una valutazione di rischio maggiore per alcuni paesi. Ma sulla diversificazione siete d'accordo? La diversificazione si vedrà, a noi interessa più che altro la logica di pacchetto, quindi il fatto che si concluda anche l'unione bancaria e chiaramente lo strumento europeo per la convergenza e la competitività, che chiaramente sono meccanismi di solidarietà tra le banche europee e incentivi per gli investimenti. Quindi queste sono le cose che ci interessano di più e noi quelle vogliamo perché portare a casa. Perché sull'acquisto di titoli di altri paesi, insomma, anche l'ABI e Patuanelli si sono mostrati contrari. Comunque, per quanto riguarda il MES e la risoluzione che andremo a votare oggi, noi speriamo che appunto Conte in Europa possa portare avanti i negoziati che riguardano anche appunto il meccanismo che assicura la competitività e appunto la convergenza e quindi assicura investimenti per paesi che sono più in difficoltà, e naturalmente l'assicurazione per i depositi bancari, l'assicurazione europea o cosiddetta garanzia europea sono fondamentali. In più dobbiamo continuare nella nostra risoluzione dell'opposizione, lo abbiamo messo nero su bianco, dobbiamo continuare il negoziato che riguarda il quadro pluriennale di bilancio 2021-2027, dove si preannunciano tagli ingenti alla PAC, quindi alla politica per l'agricoltura, e al fondo di coesione, quindi anche quel fondo destinato ai paesi più in difficoltà. Vogliamo appunto come opposizione fare una battaglia e portare avanti una battaglia concreta e importante affinché questi fondi non vengano diminuiti. Allora, restiamo sulla maggioranza. De Manzoni, tutto risolto? Quindi anche il travaglio interno ai 5 Stelle comunque... Tutto risolto per loro forse sì, nel senso che hanno trovato una super cazzola per buttare avanti le cose. Perché? Ma perché sì, perché il MES è immodificabile. L'hanno detto e stradetto in tutti i modi. Non c'è niente che si possa modificare, si può dire sì o no a quel meccanismo. Il 5 Stelle avevano nel programma addirittura di abolire anche quello di prima, adesso diranno sì a questo perché devono stare attaccati alla poltrona. Mi sembra che sia oppure, nella migliore delle ipotesi, cercano di scavallare le elezioni pericolosissime di fine gennaio e sperare che dopo si possa persino fare un altro tipo di ragionamento. Ma questo è...
scusate, il problema, intanto vedo che la Camera è cominciato il dibattito, magari se me lo mandate vedevo Fico, c'era Fico prima, non vedo più. Ma è importante, c'è tutta la discussione, è importante generale, certo. Dico una cosa, perché è importante il MES? Perché ci stiamo... Perché è la stessa cosa del bail-in, stavamo parlando delle banche prima, ci siamo trovati senza discussione ad approvare, accettare e applicare il bail-in in Italia con disastri Perrone, sociali. Perrone, la stessa cosa lo facciamo con il MES, lo stiamo facendo con il MES. Dobbiamo ricordare la ratio del meccanismo europeo di stabilità, è stato introdotto nel 2012 perché l'Europa aveva bisogno di un meccanismo che servisse a dire agli eventuali speculatori: guardate, se voi cominciate a scommettere sul fallimento di uno dei paesi dell'Eurozona, noi quel paese siamo in grado di aiutarlo da soli. Cioè la ratio originaria dell'introduzione del MES era questa. Ma non è andata così. La ratio era questa. Fino a whatever it takes di Draghi, questo non è successo. Perché il MES da solo non fa banca di ultima istanza. Il MES è servito a salvare le banche tedesche e francesi impelagate in Grecia e noi gli abbiamo pagato tutti i loro debiti. È una bufala, nel senso che togliendo il caso greco in cui è intervenuta la Troica, quindi comunque non è soltanto responsabilità del MES quello che è successo in Grecia, in Spagna, in Irlanda, il fondo monetario fa parte del Troika, in Spagna, in Irlanda e in Portogallo il MES ha funzionato, il meccanismo di solidarietà, l'aiuto ha funzionato, per cui non... Comunque possiamo dire che speriamo di non averne mai bisogno comunque. Ma questo vale assolutamente sì, vale per tutti. È chiaro, speriamo di non averne mai bisogno. Ma tu oggi scrivi sul Sole 24 Ore che c'è un senatore pronto a passare con la Lega, chi sarebbe? Senatore Ugo Grassi, eletto all'uninominale, un giurista partenopeo molto stimato che da tempo cova malessere per la sua permanenza nel movimento e che ieri, secondo fonti interne, dava per possibile l'ufficializzazione del suo passaggio al Carroccio. Non sarebbe l'unico, sono altri tra i senatori pentastellati che potrebbero approfittare di questa risoluzione a favore del MES per passare altrove. Lo scopriremo oggi, dopodiché, nelle prossime ore. Mi ricordo Berlusconi tentò di lanciare all'inizio legislatura la famosa operazione scoiattolo, ve lo ricordate, no? Che doveva cercare di prendere un po' di parlamentari, però non andava benissimo. Di Maio disse: mettiamo il registratore nelle mani dei 5 Stelle, Romaniello. Sì, no, beh, volevo almeno rispondere il capogruppo è riuscita a eleggerlo, sì, perché sono tipo 2 mesi che aspettiamo il capogruppo. Assolutamente ad eleggerlo, non ci sono problemi. Poi tra l'altro, insomma, è un bellissimo dibattito, non ci mancano di certo le figure che ci rappresentino in Parlamento, abbiamo un vicepresidente vicario nella persona di Francesco Silvestri, abbiamo i nostri delegati d'aula, i nostri vicepresidenti. Quindi non ci sono contestazioni del gruppo, secondo me. Ma non ci sono contestazioni. Lo dice pure Di Maio, però. Le competizioni elettorali sono belle anche per quello, ci si presenta, si fanno delle proposte. Sul senatore Grassi consentitemi di dire anche una battuta, io sono al Senato, quindi anch'io ho un po', come dire, subodorato questa situazione. Ora non so se appunto... Che non è sempre bellissimo però il passaggio da un gruppo all'altro. Posso rispondere un attimo ad una questione? Proprio una battuta. Prego, flash. Romania. C'è una differenza tra negoziato e resa. Quando c'è un negoziato vuol dire che si possono modificare le cose. Sulle altre lucubrazioni sul Movimento 5 Stelle non intervengo, ma su questo c'è una grossa differenza. Quando si negozia vuol dire che si può portare la propria posizione. E se noi stiamo facendo una risoluzione, stiamo dicendo al governo: quando vai in Europa porti la posizione del Parlamento italiano. Non quella degli altri paesi. Il problema è che avete avuto un anno e mezzo per farlo. Presidente del Consiglio, un anno e mezzo avete avuto per discutere con il Consiglio. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, il Collegio dei Commissari, il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel. Il 3 luglio... Ricordo, era stato eletto il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, mentre il 1 novembre è entrata in carica la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde. Le istituzioni europee possono dunque iniziare a onorare l'impegno di realizzare buone politiche per i cittadini europei e di fornire loro soluzioni e risposte
opportunità. Il rilancio della crescita e dell'occupazione, soprattutto giovanile, la lotta al cambiamento climatico, il sostegno alla green economy, rappresentano questi diciamo obiettivi prioritari. All'inizio del discorso di Conte, magari poi ce lo sentiamo e vediamo come, che cosa accadrà. Ricordiamo che il Movimento 5 Stelle ha votato, ha sostenuto la von der Leyen e poi qualcuno non l'ha votata, no? Romaniello del gruppo Movimento 5 Stelle su in commissione. La von der Leyen si è presentata al Parlamento europeo con un programma che sembrava quasi mutuato dal nostro programma elettorale. Avete votato entrambi, no? Forza Italia e Movimento 5 Stelle, ma in teoria, entrambi in Parlamento europeo. Tutte le forze politiche italiane. La Lega aveva promesso di votare la von der Leyen, ricordo i tweet di Salvini con l'hashtag von der Leyen, ricordo le dichiarazioni della Donato piuttosto che di Zanni, erano pronte a votare, poi quel giorno, il giorno stesso, hanno deciso di ritornare su quella decisione, quindi di fatto von der Leyen rifiutò. Va bene, allora Irene Benassi, torniamoci in Puglia. Rifiutò di Sara Mariani, scusami, Irene sta a Montecitorio. Sara, eccoci. Guarda Serena, io sono entrata nel frantoio di Ostuni nel frattempo e ti faccio vedere, visto che parlavate di banchi, insomma, i nostri beni rifugio, potremmo dire. Questo è il nostro oro giallo, in qualche modo, è l'oro giallo della Puglia, grande eccellenza che in questo momento, però, dammi una mano Giovanni, inquadriamo questi silos, giace qui invenduto. Perché? Perché non è competitivo sul mercato e infatti già i produttori si sono trovati a dover abbassare il prezzo di ben un euro nel giro di un mese. Che cosa è successo, Nicola Ruggeri? È successo che man mano, l'anno scorso veniamo da un'annata di cattiva produzione, la gelata ha distrutto la produzione, abbiamo aperto i canali delle importazioni illegali, c'è stata un'assenza totale di regia sui controlli, quest'anno quei canali sono aperti e il sistema mercato che noi spesso utilizziamo come nome grande ma che ha delle regole, in questo settore non ha regole, arriva olio dalla Tunisia, dalla Grecia. Ecco, il problema qual è? Che voi produttori pugliesi siete costretti ad abbassare il prezzo ed è sceso già tanto perché nel frattempo c'è qualcuno che lo vende a 2 euro. Certo, arrivano Tunisia, arriva a 2 euro, benissimo per la Tunisia, ma il problema è che arriva senza tracciabilità, le autogisterne scaricano nei frantoi, scaricano nell'industria e quello poi diventa il mercato, con regole diverse, con prezzi diversi, con costi Vogliamo di gestione parlare diversi. Nicola, di che cosa vuol dire questo bicchierino di olio che io sto facendo vedere? Perché in questo bicchierino di olio, Serena, ci sono 70.000 lavoratori pugliesi, anzi salentini. Ci sono, nel Salento abbiamo 70.000 lavoratori, ma abbiamo 300.000 giornate operai che lavorano in questo settore nell'indotto, perché dobbiamo mettere tutto l'indotto, 1.000 frantoi, 90.000 aziende agricole, 800.000 giornate lavorative che ci sono in questo settore, l'ambiente che noi tuteliamo, tutta una serie di lavori manuali che vengono fatti, la nostra tradizione. Che tipo di intervento bisognerebbe fare perché appunto non si svalutasse questo prezioso oro giallo che abbiamo, la nostra eccellenza e si riuscisse finalmente ad avere questa tracciabilità? L'olio extravergine di qualità è salute. Quindi partiamo da questo presupposto, lo dicono tutti, per fortuna hanno studiato all'estero e in Italia. Noi non chiediamo soldi in queste circostanze, chiediamo a questo governo di dividere i furbi dagli onesti, di dare al consumatore la possibilità di scegliere il prodotto però, salutistico di qualità. Scusami, la bottiglia extravergine è troppo generica. Sara, scusami, in realtà però io sull'etichetta dell'olio extravergine d'oliva leggo oli che arrivano dall'Unione, oli italiani, c'è già scritto, no? Il problema non è quello che arriva dall'Unione, quella è una legge fatta male. Il problema è che in molti oli che portano origine italiana siamo certi c'è olio che non è italiano, perché la cisterna c'è la fattura elettronica ma non c'è la bolla di accompagnamento elettronico. L'olio arriva, si straccia la bolla di accompagnamento ed è diventato italiano. Le Quindi cisterne lei parla non si di frodi, ci sono delle frodi, ecco, ma questo grave. È il tema, ho capito adesso. Ma poi la frode è diffusissima perché ogni cisterna di olio il guadagno è di 30-40 mila euro. È chiarissimo, però Posso finire, Serena, facendo per la xylella, perché che devono essere sbloccati, la Lezia aveva stanziato dei soldi che però mancano ancora i decreti attuativi, guarda, per cui Serena, velocizzate. C'è
C'è qui con noi anche Massimo Vergari. Lui ha una storia allucinante, perché lui mi diceva: io vengo, è venuto apposta da Lecce per fare un appello oggi al Ministero delle Politiche Agricole, perché questi soldi finalmente li vuole vedere. Tu hai una produzione azzerata al 100%, hai licenziato? Noi abbiamo licenziato nella mia azienda 28 operai, adesso me ne sono rimasti 7, 350 ettari di oliveto con produzione zero e un frantoio chiuso. Allora facciamo questo appello. L'appello è questo qua: noi abbiamo da parte del Ministero delle risorse messe a disposizione, sulle quali molta gente ci vuole mettere sulle mani. Allora oggi vorrei chiedere al Ministro Bellanova che questi soldi vadano agli imprenditori agricoli e agli agricoltori per la ricostruzione. Che soprattutto arrivino questi decreti attuativi, perché se no questi soldi il territorio non li vedrà mai. Va quindi bene. Insomma, l'urgenza appello è chiaramente che raccogliamo questa. E risosteniamo. Gianmanco, prego. Posso aggiungere una cosa sull'olio? Prego. L'olio è uno di quei prodotti che secondo l'etichettatura a semaforo, la cosiddetta Nutri-Score in Europa, che si sta discutendo e che è stata proposta dalla Francia, sarà appunto uno di quegli alimenti che verrà etichettato col semaforo rosso. No, quindi, non è così. No, no, è così, perché non è, abbiamo fatto ieri un approfondimento. Allora io ho fatto questo, pure giuro, un approfondimento con Confagricoltura. Ho fatto un approfondimento con Confagricoltura. Sarà arancione, ma è sbagliato, non è così. Va bene, arancione, fondamentale... allora arancione o rosso, no, va siccome bene. Ieri siamo stati mezz'ora su Nutri-Score, quindi allora, non sapevo nulla, se ora non so sarà tutto. Rosso, sarà abbiamo arancione. Invitato il fondatore del Nutri-Score, cioè l'epidemiologo francese che ha fatto il Nutri-Score. Il punto non è questo, arancione o rosso. Il punto è che quell'etichettatura darà o rosso o arancione a quegli alimenti ricchi di grassi o di zuccheri. Allora questo è un altro elemento che noi andremo a porre anche al governo Conte, cioè qualora quell'etichettatura dovesse entrare in vigore in maniera obbligatoria per tutti i paesi, i prodotti made in Italy, i prodotti della tradizione italiana, quindi l'olio extravergine d'oliva, i formaggi, il prosciutto crudo, andrebbero a essere etichettati col semaforo rosso o arancione, che dir si voglia, mentre magari i prodotti industriali light a grassi zero verrebbero etichettati con il semaforo verde. Sì, no, tant'è non che l'Italia vuole proporre un'etichettatura diversa. C'è una discussione in corso, certo, diciamo, su questo discorso. Quindi anche su quello dobbiamo essere il sistema francese, per cui bisogna stare anche, insomma, l'etichettatura, perché potrebbe essere un tema. Sì, ma è molto semplicistica come etichettatura, mentre l'Italia vuole proporre un'etichettatura che si basa sul fabbisogno giornaliero dei grassi e degli zuccheri. Questo è un altro tema da mettere sul tavolo. Tornando in Europa. Tornando alla manovra, dovreste essere contenti comunque di Forza Italia, perché la tassa, la plastic tax è dimezzata, entra in vigore sono un state po'. Rinviate, sono state rinviate di qualche mese, il problema non si risolve, perché comunque le tasse entreranno in vigore o a ottobre o a luglio, comunque queste sono le due scadenze, per cui il grosso delle tasse, comunque delle entrate, verrà a impattare sui consumatori di plastica o di zucchero. Solo per quest'anno sono previsti circa 6,2 miliardi di entrate, quindi di nuove tasse, e in più è una notizia di ieri praticamente, è stata anche abolita per esempio la cedolare secca sugli immobili commerciali, sugli affitti degli immobili dei negozi, di aumenti dei costi chiaramente sui consumatori, sugli esercenti. La plastic tax era La plastic tax, oltre ad essere stata rinviata, è stata anche dimezzata a 50 centesimi al chilo, quindi devo correggere la collega senatrice. No, io ho detto che è rimasta, Gianmanco, poi che è stata diminuita, ma è rimasta, è la tassa diminuita, viene entra in vigore, è stata rinviata, prossimamente. Arriva a luglio 2020, sono 50 centesimi al chilo, la stesura originaria voglio era però fare, euro al chilo. Voglio però raccontare una cosa sulla plastica, al di là del fatto che la plastica monouso rappresenta un enorme problema per il mondo, non solo per l'Italia, lo vediamo nei nostri mari, lo vediamo anche nell'attività quotidiana dei nostri pescatori, qui in realtà siamo andati a dare una mano di recente, ma la plastica monouso andrà al bando fra due anni. Nel 2021. Esattamente, quindi fra poco più di un anno. Quindi si poteva aspettare questo tempo e ma dare se degli non riconvertono incentivi adesso, anziché tassare. Se non riconvertono adesso, tu sei una liberale, quindi incentivi sai benissimo come... ci vogliono per la riconversione, infatti non li le diamo, tasse. Infatti li diamo, per la riconversione noi abbiamo il credito d'imposta, lo sai perché hai letto la manovra. Quindi si doveva mantenere quello. Ma una quello. Cosa, tu sei una liberale, quindi se dopo domani, se fra un anno
va al bando la plastica monouso e i nostri produttori non sono pronti, chi aggredisce il nostro mercato? Se invece i nostri sono pronti, oltre a mantenere il proprio mercato, possono aggredire altri mercati non pronti? Io non quindi sto secondo te la plastic tax è veramente... Io sto difendendo la produzione, quindi se la voglio certo, riconvertire... ma di fatto noi gli stiamo dando un sacco di soldi per fare la riconversione. Stiamo lavorando anche sulle materie prime. Allora eliminate prime. Anche la tassa sulla plastica, tanto nel 2021 ratificheremo il trattato. È un disincentivo che può essere utile a quelle aziende per dirgli fate presto, perché serve a voi. Perché adesso ci stanno dicendo dobbiamo lasciare gente a casa, prima di tutto non è così, è per quello che abbiamo fatto il rinvio, ma le lasceranno a casa fra poco più di un anno se non fanno la riconversione. Guardi, io proprio stiamo perché cercando sono di una dare liberale una credo cosa che non esistano tasse etiche, quindi non esiste la tassa etica della plastica. Ma non c'è etica, gli stiamo cercando no, di dare una mano a restare sul mercato. Appunto, non disincentiva, non quindi per restare sul benissimo, mercato allora, non lo facciamo, aspettiamo che altre aggrediscano il nostro mercato. Cosa dice il mercato? Ho capito come la pensate, va bene. No, l'incentivo ci facciamo invadere il tempo. Torniamo un attimo, torniamo live, sentiamo Presidente. Dedicata al quadro finanziario pluriennale. Il governo intende continuare a rivendicare un approccio più equilibrato, chiedendo una profonda revisione della proposta finlandese che converga verso l'architettura proposta dalla Commissione europea sin dal 2018. Va bene. Tale rivendicazione verrà da noi declinata lungo tutto l'arco. Lui dice non è tempo di divisioni tra leader, quindi lui dice bisogna anche avvicinare il rapporto e avvicinare sempre di più le istituzioni europee con i cittadini. E poi invece altro tema, quello che riguarda la crescita della green economy, lui dice la nostra priorità è il rilancio della crescita e la green economy perché rappresenta un obiettivo prioritario necessario. E appunto sempre con cravatta viola Conte quando c'è da dire qualcosa di importante, ce l'aveva pure il giorno no, di la prima volta quest'estate quando fece il famoso discorso versus Salvini. Posso dire una cosa? Sì. Perché sennò sembra che la manovra sia solo la plastic tax che peraltro viene dimezzata, viene rinviata. Questa manovra oltre a scongiurare l'aumento delle clausole IVA che avete messo voi, no, avete guarda, fatto voi le clausole avete confermate voi, quindi non mi venire a dire quindi che le abbiamo messe voi. Noi siamo quelle che ma al governo anche la volta scorsa avete dei... non parlare Serena ma avete dei vuoti di memoria da quando siete al governo voi sì. Diminuisce il PIL aumenta il debito pubblico dai per favore e il debito pubblico è aumentato molto più con voi dobbiamo ricordarci no, dello spread no guarda 600. Questo grafico facciamo finire Romaniello ma diamo la replica non potete guardare sempre al passato siete il cambiamento anche perché penso ci sia poco tempo dimostrate di essere il cambiamento ma se me lo lasci spiegare il cambiamento oltre a scongiurare i debiti fatti dai governi precedenti specialmente a quelli della Gianmanco perché è Forza Italia che ha messo le abbiamo governato l'ultima volta 10 anni fa lasciami finire abbiamo per favore governato le avete messe voi ma non c'entra anche non se messe no, noi, dai, le avete messe le clausole voi. Di salvaguardia le ha inserite Tremonti era ma, il vostro ma parliamo di 10 anni fa le vabbè, clausole di salvaguardia dell'aumento del dopo vado comunque noi scongiuriamo le clausole di salvaguardia ci siamo presi le nostre responsabilità come loro non fanno come il fatto che hanno votato il pareggio di bilancio tanto non se la prendono la responsabilità come il fatto che hanno votato il pareggio di bilancio in Costituzione quello il pareggio di bilancio in Costituzione sì l'hanno messo loro poi il decreto la legge di attuazione Monti, era stata prima firma Giorgetti Monti. Aspetta ma non farmi stare sulla polemica volevo parlare della manovra oltre al fatto che scongiuriamo le clausole di salvaguardia cioè 600 euro di tasse in più all'anno a famiglia noi diamo 500 euro già da quest'anno 500 euro in più all'anno ad ogni lavoratore fra due anni arriveremo a 1200 è il taglio del cuneo fiscale famoso abbiamo tolto sì attraverso l'IRPEF ma abbiamo a ogni lavoratore ma posso parlare un attimo? Ma ogni lavoratore sai che se stai zitto io in 30 secondi finisco sì, e poi mi contesti finisci a raccontare basta però no, ogni lavoratore vado avanti ogni lavoratore abbiamo, italiano togliamo il super ticket no, sanitario quindi togliamo quell'odiosa tassa da 10 euro su ogni esattamente riconfermiamo tutte le misure che abbiamo fatto l'anno scorso da quota 100 al reddito di cittadinanza regime forfettario 65.000 euro l'ape social stiamo dando incentivi alle famiglie attraverso gli asili nido gratis, il bonus bebè, quindi questa è la manovra. Poi vi stanno dicendo che la plastic tax è tremenda, l'abbiamo dimezzata e rinviata e serve tax, per rilanciare anche la, tassa la competitività. Sullo zucchero, e lo zucchero, bibite, e troppo zucchero fa male. Io vorrei cosa che... vuol dire lato marchio? È un'azienda siciliana se diminuiscono, che motiva, se diminuiscono marchio, lo zucchero pagano che meno. Bibite in Sicilia, è un'azienda totalmente green, ha fatto degli investimenti pazzeschi sì. In questi ultimi anni. Voi la state tassando, probabilmente dovrà
licenziare 150 persone. Perché? Perché utilizza zucchero. Comunque, non meno solo zucchero, zucchero, meno zucchero, meno tasse. Guardiamo anche al futuro. Meno zucchero, meno tasse, più salute. Fermi tutti. Anche lo che cosa, siccome Conte ieri ha detto, scusate, siccome Conte ieri ha detto che servirà un'azione di etica, che servirà anche un'azione di rilancio dell'azione di governo, e lui ha già un cronoprogramma fino al 2023. Una quindi di regia. No, vabbè, cioè, c'è una volontà di andare avanti, quindi voglia di rilancio, non mi farò, diciamo così, logorare, no? Che cosa secondo lei dovrebbe contenere questo secondo 5 Stelle? Cosa dovrebbe contenere questo cronoprogramma? Un contratto, un cronoprogramma, come lo chiamiamo? Sì, ma per me va bene, per me, a me piaceva tantissimo, a me piace tantissimo. Più il contratto, più il contratto ha portato malissimo, al governo precedente. Ha portato malissimo, Anche la cravatta viola, veramente. Forse l'altro contraente ha portato malissimo. Come? L'altro contraente ha portato malissimo. Alla Lega? Sì, sì. E al di là di questo, la cosa veramente importante adesso è partire dall'ambiente, quindi investimenti green, tanti investimenti per cercare di rilanciare. Sapete che mettiamo 4,36 miliardi. Meno male che me l'hai chiesto, perché mi dimenticavo di metterlo nell'elenco di prima. Quindi, insomma, l'investimento nel green e nello sviluppo sostenibile. Chiaramente un piano di riqualificazione infrastrutturale, un piano per il lavoro. Dopodiché, il reddito di cittadinanza sta iniziando a sortire effetti positivi, sì, quindi un rilancio per i nuovi lavori, questo deve fare. Si è accasciato De Manzoni, no, va bene, comunque dai, no? Anche dai, è un comizio, ma così è un comizio. Ma io devo rispondere alle domande, sono qua per rispondere alle domande. Non ti piace lo stile, sono affari suoi. E devo rispondere alle domande, no? Comunque sta parlando da 20 minuti dicendo delle cose a spot, senza possibilità di verifica. Ma posso rispondere alle domande come vogliono? Ma sì, ma non dire balle però, non si possono dire balle. Abbiamo appena detto che diamo 650 euro di busta paga a tutti i lavoratori italiani. Non sono tutti i lavoratori, sono quelli che hanno... Ma queste cose dice lui. Se ci sarà una... Questo è il problema. Vabbè, dai, comunque, la riforma fiscale che vuole fare Conte, vedremo quello che succederà. Non si può. Gianmarco, solo una domanda. Le sardine, siccome la Pasquale ha detto che in fondo queste sardine non le piacciono tanto alla compagna di Berlusconi, non le dispiacciono? Non le dispiacciono, ha detto, sì. E noi siamo un partito liberale, è giusto che esprima la lei sua se sta a Palermo, si affaccia dalla finestra, che fa? Vede le sardine sotto, ci va o non ci va? A me non stanno simpatiche, non stanno alla pesca. Va bene, dai. Non andrei alla loro piazza, non parteciperei. Va bene, abbiamo chiuso gli ultimi... No, abbiamo chiuso.